Dunque, la nomina del Presidente e di Banca Centrale si inserisce in un contesto molto delicato, innanzitutto perché si tratta dell'ennesima nomina di Presidente, del Presidente di Banca Centrale, Banca Centrale che da quando è nata non credo abbia mai avuto, o forse di rado, ma non credo proprio, il privilegio di godere di nomine di Presidente e Direttore arrivati a fine mandato. La maggior parte sono tutti cambiati in corsa. E questa è stata una delle cause ostative alla creazione di un rapporto serio, sano, di dialogo con l'Italia, perché i nostri punti di riferimento non sono credibili. Cioè non sono proprio dei punti di riferimento. A Roma vedono persone diverse ogni 2 o 3 anni, anche meno. Ecco, questa incapacità di garantire una stabilità dei vertici è sintomo di un male ben più grave, cioè del legame malato tra la politica e la Banca Centrale, tra i partiti e la Banca Centrale. Io credo che Banca Centrale non sarà mai in grado di svolgere il proprio ruolo di regolatore di sistema e di prevenzione delle crisi bancarie e finanziarie se non potrà contare su un'autonomia tale da tenerla lontana dalle volontà predatorie dei partiti e allo stesso tempo sulla capacità degli stessi partiti di tenere lontani da Banca Centrale gli appetiti di chi vuole assoggettarla per interessi personali a discapito del Paese. Avere una Banca Centrale asservita agli interessi dei partiti si riflette in maniera profondamente negativa sulla stabilità del sistema, perché è unicamente attraverso un esercizio autentico e sano della propria autonomia che Banca Centrale riesce a essere un punto di riferimento che rimane saldo nonostante la volubilità che invece esprime proprio per sua natura la politica. Ma questo aspetto non è mai stato compreso o a qualcuno faceva comodo non comprenderlo, per cui autonomia e indipendenza invece di essere dei principi guida sono diventati un paravento dietro cui giustificare qualsiasi operazione, inclusa la copertura di debiti private in banche private coi soldi pubblici. Per cui oggi il nuovo Presidente ha un ruolo molto difficile, perché il tessuto di cui ho già parlato nell'intervento di ieri, su cui si innesta la sua nomina, è un tessuto logoro, volutamente logorato da chi attraverso Banca Centrale ha curato i propri affari, da chi l'ha sempre usata per le infornate clientelari, da chi l'ha usata per preservare il proprio istituto bancario dalle ispezioni della vigilanza, manipolando le nomine degli ispettori che venivano assunti per la loro solerzia o che venivano cacciati per la loro solerzia o assunti in base alla loro disponibilità a chiudere uno o entrambi gli occhi. Per questo dico che il nuovo Presidente ha un compito molto arduo davanti a sé, perché non siamo ancora nella fase in cui è possibile ricostruire Banca Centrale. Perché? Perché l'attacco non è ancora finito. Banca Centrale e il nostro Paese sono ancora sotto attacco. Tanti dei personaggi che hanno reso possibile tutti gli avvenimenti che continuiamo a denunciare sono ancora ben presenti e tutte le contraddizioni che sono emerse, da Moretti che da vigilato diventa vigilante, Matteo che è investito dell'incarico di ricucire rapporti con Banca Italia ma esso stesso è stato sanzionato da Banca Italia. Ecco, entrambi tra l'altro concordi nell'affermare che per il bene del Paese le regole si possono anche superare. Ecco, io credo che occorra molto di più di un curriculum coi fiocchi per affrontare queste incoerenze. Nell'ultimo anno abbiamo visto quanto sia semplice per un attore esterno infiltrarsi all'interno delle nostre istituzioni e delle nostre banche per trarre vantaggi personali, quanto sia semplice per attori esterni avere propri rappresentanti diretti all'interno del CDA della Banca dello Stato, ovviamente parlo del CDA Montepaschiano che scambiava i miei con Conforti, e all'interno della vigilanza di Banca Centrale, ovviamente parlo di Filippo Siotto. Ecco, l'attacco di cui parlavo prima, l'attacco alla vigilanza di Banca Centrale, è un attacco al cuore del sistema, perché a Banca Centrale spetta proprio l'opera di prevenzione delle crisi di sistema. Banca Centrale gestisce poteri per garantire la stabilità del sistema, che a sua volta è la base per garantire la fiducia e la tutela del risparmio. Così la vigilanza e la stessa Banca Centrale sono diventate causa delle crisi finanziarie, invece di essere un anticorpo, invece di essere in grado di prevenirle e fronteggiarle. Dunque la nomina del nuovo Presidente di Banca Centrale giunge a cavallo della riforma di Banca Centrale
E sarebbe interessante anche capire l'indirizzo del nuovo Presidente rispetto appunto a questa riforma, perché se rimangono quelle della prima bozza consegnateci dal segretario Celli, io credo che il nuovo Presidente veramente presiederà il Far West, perché nella proposta di riforma viene eliminato il coordinamento della vigilanza, non per uno scopo nobile come potrebbe essere quello di avere un unico organo con persone ancora più specializzate, come tra l'altro richiesto nel Fondo Monetario 8 anni fa, nel 2010, ma si elimina il coordinamento della vigilanza per creare un doppione. Quindi questa riforma, se rimane così com'è, non andrà certo a incidere sulle lacune che si sono accumulate in questi anni, ma andrà ad acuire la sovrapposizione dei ruoli, specialmente nella vigilanza, con quello del direttore generale, del cosiddetto direttorio, e i dati di vigilanza saranno dominio di un numero sempre maggiore di persone. Ma se non funziona la vigilanza, Banca Centrale non ha ragione di esistere. E questo il segretario Celli lo sa bene, lo sanno bene i suoi colleghi, forse lo sanno ancora meglio, e anche Matteo Moretti lo sanno bene. E allora forse la volontà di rendere inefficace per legge, per statuto, la vigilanza rientra a pieno titolo nell'attacco al nostro Paese. L'esperienza passata e presente avrebbe dovuto suggerirci un'altra direzione, magari mettendo a disposizione maggiori risorse per la vigilanza e specializzandola ulteriormente. E allora io mi chiedo, come si rifletterà questa opacità legalizzata nei rapporti con l'Italia? Dobbiamo chiedercelo, perché a parole esprimiamo ogni buona intenzione rispetto al memorandum d'intesa, ma il memorandum non è che arriva come per miracolo dal cielo. Una riforma di Banca Centrale come quella prospettata dal governo sancirà nero su bianco che San Marino la vigilanza non la vuole. Sarà una vigilanza parcellizzata, non specializzata, non autonoma e magari con al suo interno ancora qualcuna delle figure cerniera dell'amministrazione Savorelli. E allora questo non mi sembra un buon presupposto per andare a dialogare con l'Italia, senza poi contare tutto il resto. Ecco perché, vado alle conclusioni, ho ritenuto opportuna questa divagazione, perché questo è l'humus, queste sono le sfide che aspettano il nuovo Presidente e che io mi auguro abbia la forza e la necessaria indipendenza per fronteggiare, altrimenti il rischio è quello di aprire un nuovo caso Capuano. Grazie Eccellenza. Grazie consigliere, la parola.